Nostra soddisfazione oggi avere nella sala del comune una nuova emittente televisiva che si è fatta carico di illustrare la bella Valsabbia, e noi abbiamo colto questa bellissima opportunità per poter informare i nostri cittadini del lavoro che abbiamo fatto, di quello che abbiamo svolto e quindi di confermare l'impegno che questa amministrazione ha dato verso i propri cittadini. Vorrei ringraziare Più Valli TV, perché già il fatto che si chiami Più Valli TV dà proprio un senso di appartenenza al territorio che a noi piace molto, e utilizzeremo questa emittente televisiva per darvi altre informazioni sul nostro operato a Roe Volciano, nel comune di Roe Volciano. Cosa posso aggiungere? Una cosa che mi piace aggiungere è che il successo delle tantissime opere che abbiamo realizzato è il successo di una squadra, perché non c'è nessuna squadra che vince con un calciatore unico. Il pregio della mia squadra è che esperti e non esperti, con la loro volontà, con il loro impegno, si sono veramente creati un'autonomia gestionale che è stata un successo. E questo successo si è riversato sulle tantissime opere che abbiamo compiuto. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutto il mio team che ci ha concesso di realizzare delle opportunità che una volta erano solo pensate, delle opere vere realizzate sul territorio. Grazie ai miei assessori, grazie a voi di Più Valli TV, perché avremo un'opportunità in più di offrire ai cittadini il frutto del nostro lavoro. Io inizierei allora a mostrare l'operato della nostra amministrazione con l'assessore Cristina Micheli, dedica assessore all'istruzione e ai servizi sociali, che ci illustrerà il lavoro svolto fino ad ora e forse anche quello che sarà da fare più avanti nel nostro comune. Prego Cristina. Grazie Mario. Allora, in questi 5 anni di mandato abbiamo cercato di stare sempre molto vicini a quelle che sono le fasce deboli del nostro territorio. Ho collaborato attivamente con l'Ufficio dei Servizi Sociali per evidenziare quali che sono le criticità e dare in concretezza vicinanza alle fasce più deboli. Per fasce più deboli parlo di anziani, parlo di giovani, parlo di adolescenti. A questo proposito volevo evidenziare che, e qui mi vado a intersecare anche con il mandato di assessore alla pubblica istruzione, abbiamo manifestato la nostra vicinanza alla scuola, garantendo quelli che sono stati i contributi per la realizzazione di progetti e soprattutto aumentando considerevolmente il contributo per le borse di studio. Ogni anno abbiamo erogato questo contributo ai ragazzi più meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, abbinando sempre alla serata gioiosa della consegna delle borse anche con conferenze o attività che fossero propedeutiche ad andare incontro a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei giovani d'oggi. Per quanto riguarda la scuola, significativo è stato lo spunto che abbiamo dato per terminare in tempi rapidissimi la scuola dell'infanzia che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. C'era in ballo un importante intervento strutturale che per anni si era protratto nel tempo senza vedere la conclusione. Grazie al nostro spunto, alla nostra insistenza, alla collaborazione attiva anche con l'ufficio tecnico, siamo riusciti a terminare in tempi rapidi i lavori alla scuola dell'infanzia, riconsegnandola quindi ai nostri bambini e alle famiglie che possono fruire di questo bellissimo spazio ristrutturato. Mi premeva di aggiungere proprio che Cristina è stata veramente molto impegnata, è stata una grande, perché il suo carattere, la sua determinazione
sono state quelle che hanno fatto riuscire l'amministrazione ad aprire l'asilo. Senza una pressione così forte e così immediata e così presente di Cristina non saremmo riusciti a farlo. E oltre ad aver finito ciò che qualcuno aveva iniziato, ma interrotto per le solite questioni burocratiche delle aziende che non finiscono i lavori, che si va in causa, per la quale siamo ancora in causa, ok? E l'amministrazione nella realizzazione di quest'opera dell'asilo ha aumentato anche certi aspetti di sicurezza creando il tappeto verde, quindi ha inserito tanti altri lavori e nonostante diciamo, i bilanci che non sono mai pieni di soldi, devo dire che con la collaborazione Cristina dell'ufficio tecnico è riuscita a recepire i fondi per aumentare e concretizzare questo intervento in toto, cioè con tutto quello che sarebbe mancato se fossero andati avanti i lavori organizzati prima. Quindi devo fare i complimenti a Cristina perché sei stata brava e grande. Grazie, e anche a Roberto dell'ufficio tecnico naturalmente, perché senza la presenza pregnante dell'assessorato ai lavori pubblici e al nostro ufficio tecnico probabilmente non avremmo ottenuto un risultato così rapido e così efficace. È stata, da parte nostra c'è stata anche vicinanza agli adolescenti. Da 2 anni abbiamo il piacere di avere sul territorio un progetto di educazione civica rivolto agli adolescenti in collaborazione con UNSI, che è l'Unione Nazionale Sottufficiali. Ospitiamo per 3 mesi, già l'abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno lo riproponiamo visto il grande successo che ha riscontrato, questo grosso progetto di educazione civica propedeutico a avvicinare i giovani all'associazionismo, inteso come associazionismo pro protezione civile e quant'altro. Addirittura dal progetto dell'anno scorso bene 4 ragazzi sono entrati a far parte della locale protezione civile. Abbiamo poi fatto durante l'estate un altro progetto, sempre rivolto agli adolescenti, Ci sto a fare fatica, sponsorizzato dalla Cassa Rurale, che ha come obiettivo sempre avvicinare i ragazzi giovani alla cosa pubblica e ad invogliarli a fare qualche cosa per il proprio paese e per la propria realtà sociale. C'è stata sempre una costante collaborazione con la nostra casa di riposo, appunto per essere vicini anche alle esigenze delle persone più fragili data la loro età, e spero che questa collaborazione continuerà anche nei prossimi anni. Un altro aspetto che ha caratterizzato il mio assessorato ai servizi sociali è stata la sensibilità verso le problematiche dovute alla violenza contro le donne. Abbiamo organizzato negli anni delle conferenze, delle manifestazioni che dessero sensibilizzazione verso questo atroce problema, e abbiamo culminato l'attività con quanto fatto in occasione dell'ultima giornata internazionale contro la violenza sulle donne a novembre 23. In collaborazione col Club Sor Optimist di Salò abbiamo allestito una mostra presso la nostra chiesetta De Angeli Frua, di cui vi parleranno giustamente i colleghi della cultura nello specifico. Abbiamo allestito questa mostra, che è stata realizzata da noi e dal Club Sor Optimist, per sensibilizzare la gente sul problema dei femminicidi. Il tema era proprio il femminicidio. C'erano una serie di pannelli che parlavano purtroppo degli atroci femminicidi che hanno contraddistinto il 2023 ed è stata dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin. Continuiamo la presentazione del nostro lavoro con gli assessori alla cultura e al turismo,
Tuana Stefania e Stefano Bonelli, ai quali passo il microfono per illustrare quanto hanno realizzato. Voglio aggiungere che entrambi erano nuovi ad un ruolo di questo tipo, sia Stefania e sia Stefano, il quale è stato aggiunto come consigliere delegato, e entrambi hanno svolto veramente un gran lavoro, ma soprattutto hanno dimostrato la capacità di rendersi autonomi nel loro ruolo, e questo ha implicato anche il successo di tutta la squadra, perché tutti hanno svolto il loro lavoro rendendosi il più possibile indipendenti, e li ringrazio. Prego Stefania. Grazie Mario. Quando ci siamo insediati, l'assessorato alla cultura e al turismo, e premetto che il turismo prima non esisteva, infatti è stato istituito con questa giunta, il nostro obiettivo era appunto di far conoscere quello che era il nostro territorio anche a livello turistico. Lo abbiamo fatto grazie ad un'associazione, Arte con Noi, e abbiamo anche realizzato quello che è un video con un drone sopra Roe Volciano. A livello turistico siamo anche riusciti a creare delle app, un'app che è stata completamente realizzata dai nostri commercianti, che noi utilizziamo per promuovere appunto tutte le nostre associazioni culturali e tutti gli eventi culturali che facciamo, e un'app invece Visit Roe Volciano, dove abbiamo fatto sempre sul territorio dei sentieri, dove le persone che vogliono possono attraverso questa app percorrerli. Un'altra cosa molto importante che abbiamo riscoperto, ma soprattutto riaperto, quelli che sono i bunker. Abbiamo affidato i bunker ad un'associazione molto valida di Brescia che si chiama Extreme, che grazie al suo aiuto dà la possibilità di visitare in sicurezza naturalmente i bunker, e organizza anche delle rievocazioni con mercatini a tema. L'anno scorso, come sappiamo, è stato Bergamo Brescia come città della cultura, per noi è stato un evento molto importante perché ci ha dato la possibilità di far conoscere quella che è la chiesetta De Angeli Frua. All'interno di questa chiesetta facciamo delle manifestazioni teatrali, culturali, musicali, e poi siamo nell'ultimo periodo riusciti a ottenere la possibilità di organizzare anche dei matrimoni. Un'altra cosa importante che abbiamo realizzato l'anno scorso, che per noi è stata la prima volta, è il primo concorso letterario Parole in Viaggio, e siamo riusciti a premiare anche tre persone. Abbiamo mantenuto comunque anche la continuità di quello che era il nostro passato, della giunta prima di noi, con la rassegna Incontri con l'autore. Poi una cosa a cui ci teniamo molto è anche il fatto di essere riusciti a, oltre sia a far conoscere i nostri, ai nostri cittadini il nostro territorio, cioè Roe Volciano, li abbiamo portati a conoscere quello che è il nostro esterno, diciamo così, e i nostri paesi vicini, i castelli, perché comunque di tante cose belle siamo circondati. Oltre a rinforzare e ad approvare tutto ciò che ha detto Stefania, volevo aggiungere anche riguardo ai bunker, i quali è stata una scoperta anche per noi, poter riaprire i nostri cittadini, ma anche al di fuori della nostra realtà, questi bunker che sono stati molto apprezzati, soprattutto grazie anche a questa associazione che si chiama Extreme di Brescia, la quale è riuscita a ristrutturarli e a creare un buon viatico di persone che vengono a visitarlo. Rafforzo ancora ciò che ha detto Stefania riguardo alla chiesetta, la quale è stato un punto di orgoglio riuscire a portare a termine questa ristrutturazione, e grazie a questa siamo riusciti a fare parecchie manifestazioni sia a livello culturale sia a livello musicale e anche a livello di temi, di rassegne
fotografiche, rassegne culturali con libri. Voglio finire, diciamo, i commenti della mia assessora e del consigliere delegato che lavorano assieme, che i bunker e, diciamo, la chiesetta che abbiamo ristrutturato sono stati veramente un orgoglio inaspettato, dovuto però alla creatività nostra di voler andarci a vedere cosa ci fosse, e la soddisfazione che ha avuto l'amministrazione penso che sia di pari passo anche quella dei nostri cittadini, perché sia la chiesetta, dove ora si potranno celebrare anche i matrimoni, è veramente un posto fantastico, di cultura fantastico, sia i bunker sono stati visti a livello, io non dico, vorrei dire internazionale, perché è venuto anche Canale 5, le trasmissioni di Canale 5 vengono divulgate in tutto il mondo, e quindi una cosa così non ce l'eravamo nemmeno noi immaginata, ma quando c'è la volontà, la creatività e la passione succedono cose che non avresti mai pensato succedessero. Continuiamo l'esposizione del lavoro svolto dalla nostra amministrazione con l'assessore al verde e al territorio Marco Zane e l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Roberto Bergamini. Li abbiamo inclusi nella rappresentazione dei lavori fatti perché entrambi hanno coagito in tutte le opere che sono state realizzate. Sono parecchie le opere e quindi ci è voluto sia la creatività, il pensiero di un'esperienza sul territorio, perché l'esperienza di Marco Zane è vera sul territorio anche per la sua professione, e di uno specialista tecnico che è il nostro Roberto Bergamini. Io direi anche una fortuna per la nostra amministrazione, perché Roberto Bergamini era un tecnico comunale di un paese della Valle Sabbia, è andato in pensione e adesso dedica 6, 7 e più ore al nostro territorio, e potete immaginarvi quale sia la velocità e la capacità di interpretare le esigenze dal livello umano ma anche dal livello tecnico. Quindi è un lavoro di squadra in cui Roberto Bergamini ci ha messo veramente tanto e ha creato il successo di tutti gli altri assessori con la sua competenza specialistica dell'urbanistica. Prego Roberto. Grazie Mario, volevo fare una premessa, scusate ma io sono un tecnico, non un politico, pertanto parlare sarà così e così. Un'altra premessa importante, voglio dirvi che l'amministrazione comunale di Rue Volciano non ha fatto nessun tipo di mutuo a carico dei cittadini. Tutte le opere le hanno fatte con soldi propri o con finanziamenti, contributi regionali o provinciali o comunità montana, e questa cosa è molto importante perché effettivamente il bilancio comunale così non ha sofferto di debiti in più, che ne avevamo già abbastanza. Ok, io volevo partire con la prima opera più importante che era già nella nostra campagna elettorale, che era le tribune al centro sportivo. Ecco, sono state prima nel centro sportivo, no, c'erano le tribune, non c'erano, era fatto un campo da 11 senza tribune. Noi abbiamo organizzato queste tribune per 80 posti, no, in modo tale che la gente che viene a vedere i propri bambini o a vedere giocare a pallone hanno la possibilità di sedersi. Ecco, nel fare queste tribune siamo stati anche fortunati sotto un certo aspetto, perché abbiamo trovato dell'acqua e l'abbiamo incanalata sotterranea per poter dare, appunto, per recuperare e accedere al centro sportivo per eventuali... Diciamo Roberto che possiamo confermare che l'acqua sorgente era presente da anni. Rendeva un grosso problema anche di gestione oltre del territorio calpestato dagli spettatori che dovevano venire veramente con gli scarponi per vedere la partita, ma anche nel campo sportivo, incideva addirittura anche su alcune zone del campo sportivo. L'idea comune, ma soprattutto sopportata da Bergamini, è stata quella che verifichiamo la portata di questa acqua sorgente. Quest'acqua sorgente ha avuto una capacità di uscire di 30 litri al minuto, che erano circa 60.000 litri ogni tre giorni. Dovete sapere che nel periodo di emergenza idrica
abbiamo fatto chiudere alla sezione sport, sospendere l'erogazione perché consumavano 57.000 litri al giorno e con la siccità che c'era, diciamo che l'ente erogatore dell'acqua a 2A ci ha detto riducete l'acqua per il campo perché altrimenti non arriva alle frazioni, così abbiamo fatto. Ma sulla base di questa conoscenza creeremo, e abbiamo già programmato, Roberto dammi la conferma, sì, se è così, la costruzione di una vasca di accumulo, benissimo, voi aiutatemi all'espressione che poi vi passo la parola, una vasca di accumulo di 100.000 litri che consentirà di irrigare quello che c'è da irrigare gratuitamente, perché le spese per l'acqua, diciamo, di rubinetto, l'acqua dell'acquedotto, erano di 15.000 euro all'anno. L'abbiamo anche scritto che in 10 anni risparmieremmo 150.000 euro di costo dell'acqua. Adesso passo la parola a te, Roby. Questo, anzi, è un piacere che tu intervieni anche tu. Questo intervento è stato un successo a livello proprio di realizzazione. È stato fatto anche in modo tale che questa opera non venga lì abbandonata a se stessa, ma ha la possibilità di essere ampliata, cioè da 80 posti a portarla a 240 in base alle necessità che il gruppo sportivo avrà, insomma, ecco, in poche parole. Poi il secondo progetto importante, forse altri i miei colleghi assessori avranno già detto, è il recupero della cappelletta ex De Angelis di Fumaro. Ne avete già parlato. Ecco. Pertanto allora, anche qui è stato un mega intervento perché è una chiesetta, diciamo, abbandonata, no? L'abbiamo restaurata, portato all'agibilità e adesso utilizzata veramente come si deve realizzare. Sì, abbiamo detto, Roberto, che è stata anche autorizzato l'utilizzo della chiesetta per le celebrazioni dei matrimoni, per cui è veramente un luogo fantastico e siamo ben contenti di aver raggiunto questo obiettivo per noi, ma soprattutto per i cittadini che si vogliono sposare in un ambiente veramente particolarissimo. Dopo il terzo intervento, sempre io vado adesso in ordine delle cose più importanti, è il recupero, no, della via Sandali. Cioè, era un fabbricato crollato da ancora il terremoto dell'85, ok, dopo anni e anni anche di trattativa con i privati, l'ha acquisito il comune e ha realizzato un parcheggio. Ma oltre al parcheggio è stato realizzato un grande murale, no, dove viene rappresentata la storia di Rua Vulciano, cioè qua, l'esco tonificio. C'è una donna presente con in braccio, no? Ci si vedono dei capannoni che sarebbe il cotonificio e dei fiocchi di cotone con degli uccellini intorno, ecco. Questa qua è una cosa anche qua di recupero che veramente è stata molto anche, diciamo, apprezzata. Quest'opera ha dato dignità a questo pezzo di ambiente in cui i reclami della popolazione erano tantissimi perché era invaso dai topi, perché non c'era una gestione, diciamo, soddisfacente, e questo ha risolto tutti i problemi di quella zona, dando anche dignità a quella zona. Paese, anche perché all'interno, diciamo, del paese, cioè proprio sulla strada principale. Un altro intervento importante è la realizzazione del primo campo di padel coperto. L'abbiamo realizzato all'interno di campi da bocce, dove erano stati abbandonati, no? E in disuso. Allora abbiamo pensato, appunto, con l'assessorato allo sport, di realizzare questo campo di padel, che è uno, il primo della valle comunale, no? Che anche questa, diciamo, questa struttura è una struttura molto importante perché, essendo il primo campo, no, sta andando alla grande, insomma. Volevo aggiungere, a proposito del campo di padel, al di là della soddisfazione che sia coperto eccetera, è che l'amministrazione non è che ha deciso di punto in bianco di tramutarlo in padel i vecchi giochi delle bocce. Abbiamo fatto una verifica tramite il gestore, ci siamo stati anche noi, dell'utilizzo delle bocce e abbiamo visto che veniva pochissimo utilizzato, la presenza era estremamente minima, per cui anche l'utenza a livello del gestore era bassissima, cioè voglio dire
faccio un esempio, se uno incassa, se uno incassa 12 euro è chiaro che spende già una marea di soldi per riscaldarlo, visto che la struttura è ampia e quindi non c'era né utenza ma nemmeno una fruibilità dignitosa per invogliare a gestire il centro. Abbiamo optato a questo punto per tramutare le bocce in padel e ne abbiamo avuto ragione perché la frequenza è molto alta, lo stanno utilizzando a pieno e quindi è stata soddisfazione anche nostra. Ecco, un'altra cosa da aggiungere per il padel, non è che abbiamo realizzato una struttura a fondo perduto, cioè in poche parole che è vendata al gestore appena e basta, ma il gestore deve ritornare all'amministrazione comunale un 60% degli introiti, pertanto cosa vuol dire? Che è un investimento in guadagno per il comune e non in perdita come le altre opere pubbliche, che è molto importante. Poi un'altra cosa sempre presso il centro sportivo è la realizzazione di una palestra, no, outdoor, cioè esterna, okay? Anche quella siamo partiti così scommettendo su questa infrastruttura e anche lì i cittadini ci hanno premiato, nel senso abbiamo avuto un sacco di complimenti, perché anche queste palestre all'aperto, li chiamo così, siamo uno dei primi, se non i primi, ecco, a livello di Varsavia. È inaspettatamente parlando, tanto, ecco, utilizzata che ci hanno chiesto di mettere anche una luce, perché ci vogliono andare anche la sera, detto. Quindi sono contenti. Poi un'altra cosa importante, noi abbiamo una bellissima pista ciclabile, no? E su questa pista ciclabile c'erano delle staccionate in legno, come usavano una volta, che nel tempo purtroppo si sono marcite oppure demolite da vandali, e adesso le abbiamo sostituite con delle staccionate in metallo e corda, in poche parole, di avere meno manutenzione e avere anche più una sicurezza. Poi andiamo sempre avanti, abbiamo realizzato un nuovo parco giochi vicino, adiacente all'Intermark, no? Che prima non c'era, c'era ma abbandonato anche questo, ma è un posto molto a disagio, ecco, pieno appunto di nascosto, di abbandono, insomma, ecco. Abbiamo realizzato questo campetto, no? Nuovo di zecca, no? E poi abbiamo trasformato l'ex area che c'era prima con questo campetto abbandonato in un'area per la protezione civile, se non sbaglio. Addestramento, okay. addestramento cani, anche addestramento. Tra l'altro la manutenzione di questo ex parco giochi in capo alla protezione civile sarà gratuito, quindi lo farà la protezione civile. Quindi questo aspetto è importante per le amministrazioni perché evitano di avere costi di manutenzione molto alti. Poi, essendo un'amministrazione nuova e vicina un po' alla rigenerazione urbana così, e ambientale, abbiamo realizzato una prima ricarica elettrica, che anche questa è una delle prime in valle, cioè sì, proprio dalla Varsavia. Se consideriamo come valle il primo comune, è il primo che ha realizzato questa opera. Poi abbiamo fatto degli ampliamenti di strade o un adeguamento stradale tipo asfaltature, solite asfaltature, ampliato via della Pace che è una via comunale, diciamo, stretta, e c'era la possibilità di poter passare con degli automezzi pesanti, siamo riusciti a fare un accordo col privato e abbiamo già realizzato questo ampliamento. Poi un'altra cosa importante, abbiamo fatto delle opere molto importanti presso la scuola primaria statale. No, che vi elenco in linea di massima, ecco, perché sono tante. Allora, abbiamo creato una nuova sala di musica che prima non c'era, poi abbiamo fatto un lavoro di efficientamento energetico presso la scuola mediante sostituzione di tutte le lampade, no, in corpi illuminanti a LED, no? Poi abbiamo anche qua abbiamo fatto una rigenerazione di falda, no, di acque, perché entrava nell'interrato della scuola, l'abbiamo presa e portata via, e inoltre abbiamo creato un nuovo parco, diciamo, di calpestio con dell'erba, no, ecologica, no? E in più abbiamo sistemato tutta la facciata della scuola elementare. Ecco. Questo qua è un intervento che ci è costato parecchi
€20.000 Sì, è costato parecchio e mi permetto di fare un'osservazione. Queste costruzioni realizzate prima della nostra amministrazione avevano una struttura, diciamo, per noi non adeguata, perché noi riteniamo che in Valsabbia, quando si costruisce qualcosa, bisogna rendersi conto che siamo in un contesto dove piove molto, c'è molta umidità e tutte le strutture realizzate prive di gronde si sono dimostrate veramente incapaci di tenere nel tempo, e questo comporterà per queste strutture realizzate prima di noi un ingaggio di soldi pubblici del nostro bilancio, ma del bilancio comunque del Comune, ma anche del bilancio generale dello Stato, perché le opere che non sono adeguate al territorio in cui vengono costruite senz'altro obbligheranno tutte le amministrazioni a investire soldi che non saranno mai sufficienti, perché un'opera inadeguatamente realizzata dal punto di vista architettonico e rispetto al territorio in cui viene realizzata avrà bisogno sempre di un esborso finanziario, no, per mantenerla agibile e utilizzabile. Quindi ci spiace per questo, ma purtroppo abbiamo trovato anche questo aspetto da mettere a posto. E questo aspetto si ripercuote sia sulla scuola, che sì, abbiamo appena sistemato, ma anche succederà per gli spogliatoi, che come avevamo preventivato noi già 5 anni fa, avevano una struttura per noi incapace di reggere alle intemperie, alla situazione climatica del nostro territorio. Poi abbiamo messo in sicurezza con delle barriere stradali, 2 vie, che è il Carrabiolo e Bissinico, okay, che prima non c'erano. E poi cosa si potrebbe dire, anche altre piccole opere, ad esempio sui parchi giochi abbiamo in poche parole creato una specie di recinzione a tutti, in modo tale che i bambini non possono uscire ma sono all'interno di queste staccionate, in sicurezza. Poi ecco, io direi che in linea di massima abbiamo due cose Roberto, che vorrei ricordare la frazione di Volciano, dice l'avete dimenticata. No. La frazione di Volciano non è stata dimenticata, è successo che tutta la progettualità che era andata in corso precedentemente di ristrutturare il paese con delle opere di una riqualificazione generale di determinati ambiti non si è realizzata a causa della crisi dell'edilizia del 2008. Siamo rimasti comunque vigili su questo e Bergamini vi illustrerà sia per Volciano cosa c'è in ballo, cosa vogliamo realizzare, ma addirittura anche l'altra opera, cioè la strada di via Matteotti, che abbiamo da realizzare, riproposto a doppio senso, perché secondo noi i cittadini che ce l'hanno chiesto erano tantissimi e abbiamo ripristinato il doppio senso. La pista ciclabile era a senso unico, quindi voglio dire comunque a metà servizio, perché uno poteva andare da una parte e non ritornarci più indietro dalla stessa pista, e quindi anche qui abbiamo già interpellato le proprietà e oltre ad aver ripristinato il doppio senso avremo in futuro l'opportunità di un allargamento e ripristinare il doppio senso più largo e facilmente di una pista ciclabile a 2 sensi anziché a 1 senso come esisteva prima. Ecco. Tu se mi dai la conferma, sì, Roby? No, la conferma è tutto esatto quello che stai dicendo. No, mi collego solo a quello che ha detto Roberto prima, il campo di calcetto esterno, tennis nuovi, tutte le recinzioni che riguardano praticamente l'impianto, l'illuminazione è stata completamente cambiata, faremo l'illuminazione nuova del campo sportivo, quindi verranno sostituiti le lampade a incandescenza con quelle a basso consumo, poi sono stati ripristinati tutte le aree verdi all'interno dell'anello del campo sportivo e altro, e tante altre cose che comunque nel dettaglio è un po' difficile adesso
Le gradinate l'abbiamo già detto. Sì. Allora, mentre per quanto riferisco Volciano, la frazione di Volciano, allora, a parte delle piccole opere che abbiamo fatto, ad esempio abbiamo fatto il miglioramento all'area verde pubblica di Volciano, quella già realizzata, sì, la riqualificazione del parco di via sempre Zigliani, sempre a Volciano, la riapertura di un pezzo di senso unico che c'era, sì, che aveva, ecco, bloccato, che aveva bloccato il traffico, l'abbiamo aperto, aperto subito. Poi abbiamo rivisto un po' di parcheggi all'interno della piazzetta esistente, che non c'erano, abbiamo definito, ma la cosa più importante è che abbiamo già un progetto già preliminare di circa 700.000 euro di riqualificare tutta la piazza, quello che prima parlava il sindaco. Ecco, stiamo solo aspettando adesso l'autorizzazione della sovrintendenza, quando abbiamo in mano quello noi saremo pronti a partire. Ok. Mentre per quanto riguarda l'altra viabilità, via Batteotti, che ha già parlato il sindaco, è un ampliamento molto importante anche questo, che è già in bilancio, nel triennio, però è già in bilancio, che appunto prevede un mega percorso, diciamo, ciclistico pedonale, perché adesso essendo un po' stretta cercheremo di farla, che ho fatto appunto giusto il sopralluogo la settimana scorsa, appunto per vedere un po' come impostare. E poi, cosa, ecco, e poi su questa via Batteotti facilmente il 99%, perché la amplieremo anche rispetto all'altra frazione che abbiamo a Agneto, con la posa di eventuali semmai semafori, perché purtroppo è per fermare, sì, la velocità, perché piuttosto di mettere i dossi che creano problemi, credo che forse sarebbe meglio valutare il discorso di semafori intelligenti, quelli che le macchine si fermano in base alla velocità che uno fa, che sarebbe la cosa migliore, che sarebbe la cosa. Poi cos'è? Qualcosa che ci si dimentica, ci sempre, dimentica, però le cose sono talmente tante, le opere sono tante che veramente... I parchi giochi, ecco, ne abbiamo, sì, i parchi giochi l'abbiamo, ne abbiamo fatti 3-4, abbiamo fatto uno intercluso qui per i bambini veramente disabili, nuovo di zecca, l'abbiamo fatto, ecco. Abbiamo dato una sede nuova alla banda, che era un locale che veniva utilizzato da più persone, quindi da più associazioni, con la problematica uno voleva il caldo, l'altro voleva il freddo, poi non c'era, poi la nostra banda comunque, che è molto vicina al territorio e anche all'amministrazione, ci chiedeva espressamente, ma però abbiamo sempre il locale un po' piccolino, e quindi abbiamo fatto una scelta ponderata dicendo vi diamo tutto lo stabile, quindi loro hanno la possibilità di lasciare gli strumenti in loco, non li spostano, anche perché sono strumenti di un certo costo e di una delicatezza che quindi vanno, perciò anche la banda è stata una scelta oculata, una scelta giusta, perché se qualcuno di voi ha partecipato, c'era al vittoriale, esatto. È stata una cosa che non avremmo mai pensato, hanno suonato con dei cantanti, con i tenori al Vittoriale, e c'erano 1200 persone, capite che la banda di Roè Volciano, che riesce a richiamare 1200 persone al Vittoriale, vuol dire, significa che la nostra scelta di dare molto spazio a loro è stata veramente indovinata. L'ultima cosa che voglio dire è che stiamo rifacendo l'illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Stiamo riportando tutti questi punti di luce a LED, no? Grazie anche all'aiuto della comunità montana, perché quello che c'è da dire, c'è da diciamo dire. Diciamo che l'azienda, ecco, è la Edison. Ecco, e l'operatività di questa Edison è svolta sui 25-27 comuni, per cui è ovvio che certi, diciamo, a volte sono stati molto bravi e hanno avuto un'immediatezza nel recepire le telefonate e gli avvisi dei cittadini. È chiaro che a volte, vista la complessità e l'ampiezza del territorio, magari possono avere più problemi a raggiungere i posti che vengono indicati. Noi ci auspichiamo che, siccome il lavoro per loro è molto ampio, riescano comunque nel più breve tempo possibile a finire tutta l'operatività che il concorso, che il bando che loro avevano vinto si riesca a realizzare nel più breve tempo possibile. Ecco, sempre per Volciano, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i lavori sono già stati iniziati e a giorni si prevedrà il completamento della via tangenziale, sì, Volciano.
Via Olivelli, che è stata richiesta da parecchie persone, ma è già all'interno di questo progetto e pertanto verrà realizzata proprio a giorni, ecco, il completamento, perché il resto delle lampade sono state messe. Sì. Ecco. È stato potenziato anche i punti luce, che in alcune zone era proprio buio, tipo certe zone della ciclabile dove effettivamente la notte era completamente assente la luce, perciò sono state richieste, diciamo, cospicue, e perciò abbiamo optato di 117, mi sembra, 117 punti luce in più. Quello che voglio dire, siccome sono parecchi milioni di euro, voglio ripeterlo ancora, fatti con soldi nostri e nessun mutuo, che sia ben chiaro. Pertanto i cittadini di Revolciano si trovano tutte queste opere senza sborsare neanche una lira, perché bene o male, o l'aumento dell'IMU, non l'aumento dell'IMI, alla fine il giro dei soldi è sempre quello. Ecco. Direi che oggi è stata una giornata veramente soddisfacente, perché ha dato l'opportunità al sindaco e ai suoi assessori di elencare, di illustrare ai cittadini che meritano di sapere qual è il ruolo svolto, quali sono gli impegni che noi ci siamo assunti e che abbiamo affrontato, gli eventi imprevisti ed imprevedibili che sono capitati durante la nostra amministrazione, perché abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto l'emergenza climatica, l'emergenza idrica e tanto eventi estremi sul territorio per quasi 2 anni, ma io devo dire che la squadra ha lavorato veramente bene, la competenza è stata tanta e questo ha creato comunque un lavoro di successo nonostante gli eventi che non erano senz'altro, che non sono stati favorevoli, perché Covid e tutto il resto non sono stati favorevoli. Direi che abbiamo illustrato tante cose e più avanti vedremo per i nostri cittadini casomai di entrare più nel merito di alcuni aspetti veramente particolari di quello che abbiamo realizzato. Per ora io direi che Più Valli TV ci ha dato questa bellissima opportunità di interagire con i nostri elettori, con i nostri cittadini, per mostrare l'impegno, il lavoro svolto e anche il successo di questa squadra che ha lavorato per tanto tempo. Grazie a tutti e arrivederci.